di come nasce il tutto. Nasce perché è stata istituita una commissione permanente, la prima volta nella storia della Regione Lazio, che si occupa di varie materie, che è quella della ricostruzione, della prevenzione, del dissesto idrogeologico, dell'erosione costiera e anche della protezione civile. Su indicazione dei consiglieri, diciamo consigliere del Biasen, tutti quanti di lei, corrotti, di tutti quanti gli schieramenti politici, nasce la volontà di cominciare a fare delle audizioni, preso atto di questo problema che è sentito da tutti, per cui dalle associazioni, diciamo, di categoria, da parte dei comuni, da parte della popolazione. Per cui dopo aver fatto la settimana passata due audizioni, una per quella che riguardava la provincia di Viterbo, e a seguire come oggi c'era la provincia di Latina, io ringraziando l'assessore per la sua presenza, incominciamo a fare un percorso, diciamo, diverso da quello che c'era stato fino alla precedente legislatura. Per cui oggi abbiamo diviso in due blocchi, cioè la parte Roma Sud, per cui sono stati invitati, di là dell'assessore che ringrazio, che mi ha interessato, è la sindaca di Roma. Poi c'era Federico Ascani della città metropolitana di Roma, il sindaco di Nettuno, il sindaco di Anzio, il sindaco di Alvea, poi c'è il presidente del decimo municipio di Ostia, il sindaco di Pomezia, poi c'è il presidente della Sintolito di Roma, il presidente Filpa Commercio, il presidente della Fede Paleari, presidente dell'Ascon Ostia, presidente Ostia Mor, presidente Asso Balneari Lazio Confindustria, poi per Fare Verde c'è, cioè, il presidente di Legambiente Lazio, poi c'è il WWF Litorale, poi c'è il CNA Balneari del Lazio, poi c'è l'associazione Spazio Terra in Guerra, Comitato Mare per Tutti e associazione Mare Libero. Allora, noi ci strutturiamo così. Darei prima, diciamo, la parola, cercando di avere anche dei limiti, a quelle che sono le istituzioni, poi a tutto il blocco delle associazioni. Alla fine c'è spazio per l'assessore e anche per i consiglieri commissari che sono qui presenti oggi. E al momento c'è la consigliera De Biase, la consigliera Di Bei, poi c'è la consigliera Corrado e Marco Cacciatore, questi sono quelli presenti. Io vi dico e poi chiudo il mio ruolo. La funzione di questa commissione è stata già detta l'altra volta, è quella di avere sì un piano strategico e non un piano che si ammacchia d'olio, e anche poi sarà compito dell'assessore, come ha illustrato l'altra volta, dire quali sono anche gli interventi di somma urgenza. Ma io non rubo, diciamo, il mestiere all'assessore. Noi ribadiamo la necessità di avere un piano completo di tutto il litorale del Lazio, per fare in modo che ogni intervento abbia un senso e non magari quello che è successo nel passato, che si interveniva da qualche volta e poi si creava un problema nel territorio, diciamo, vicino. È un tasto dolente, è quello che noi a livello di programmazione dobbiamo fare. Intanto fare una serie di studi di fattibilità su tutta la falesia per poter organizzare in maniera, diciamo, avere, diciamo, una quantificazione di quanti che sono i proventi da mettere in campo e poter programmare. Io di più non posso dirvi perché non ho partecipato alle altre riunioni, quindi sono qui per avere
avere, diciamo, condizioni di quelle che siano le vostre intenzioni di come vogliate strutturare questa cosa. Quindi eccoci qui e pronti a collaborare. Beh, io mi compiaccio per questa iniziativa, questa riunione attesa sicuramente da tanto tempo, e, però diciamo, da politico ovviamente non ho molto da dire, se non proprio della necessità finalmente di affrontare questo problema, che evidentemente va affrontato su tutto il territorio, perché un intervento spot fatto a macchia di leopardo su una singola esigenza non può essere risolutivo di un problema così grande che investe tutto il litorale. Quindi io sarò volentieri presente a tutte le riunioni che seguiranno da oggi su questo tema caldissimo e importante, anche se fortunatamente Ardeana qui non posso certamente essere egoista nell'affermare questo, e quindi non trascurando la cosa, non ha ancora subito i forti danni, quindi particolarmente seri, ma di certo negli ultimi anni si sono verificati fenomeni che hanno anche a noi posto attenzione al problema delle lesioni, e siamo convinti che serva un intervento immediato, ma questo va organizzato a livello dell'intero litorale, perché ovviamente non servirebbe a nulla intervenire su, come giustamente ha detto poco fa, intervenire oggi qui 200 metri, 300 metri dopo si ricrea il problema. Quindi assolutamente direi che la parola da qui poi dovrà passare alle proposte tecniche, che dovranno essere affrontate con quelle che saranno le disponibilità, e quindi il tavolo dovrà essere sicuramente sul polipiano con il nostro appoggio, questo elemento. Comunque grazie a tutti per questa opportunità. Ringrazio il sindaco, passiamo adesso al presidente del 10° municipio. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, ma ho ricevuto questa convocazione alle 11.30 di questa mattina, quindi insomma è stato un po' problematico organizzarsi per tempo, magari se la prossima volta possiamo fare in modo che arrivi prima. Io oggi l'ho saputo alle 11.30 di questa mattina. Comunque non è questo l'importante, insomma. L'importante è che si affronti il problema in maniera seria. Noi sulla costa del nostro litorale abbiamo sempre vissuto il problema dell'erosione costiera. Sempre, da quando io ero bambina me lo ricordo questo, sono stati fatti diversi interventi più o meno risolutivi. In questo momento c'è un punto della costa che è fortemente proprio preso da questo problema, e siamo arrivati addirittura alla strada, e quindi insomma c'è un forte pericolo che oltre alla spiaggia, che non c'è praticamente più, ci possano essere anche dei danni proprio alla strada che possa venire giù, e quindi credo sia doveroso e necessario intervenire. Ovviamente io non sono un tecnico, quindi non posso sapere quale tipo di intervento debba essere fatto per far sì poi che non si intervenga solo in un punto a discapito di altri danni magari della costa più avanti, e quindi ritengo necessario fare un intervento risolutivo, studiato su tutto il litorale, che qui saranno i tecnici che dovranno dirci sicuramente qual è quello migliore, ma è in questo momento sul nostro territorio urgente, perché viviamo un problema, non voglio ripetermi, ma veramente grave in questo momento. Ringrazio la Presidente. Poi per Pomezia. Sì, ce l'ho. Prego. Sì, buonasera a tutti, Adriano Zuccalazzi, sindaco di Pomezia. E intanto ringrazio per la convocazione, che finalmente anche Regione Lazio e i comuni riescono a parlare del problema dell'erosione costiera. Noi negli anni
passati abbiamo iniziato a studiare alcune soluzioni che a livello comunale potremmo riuscire a mettere in atto con un grande sforzo ovviamente economico, perché si vanno a togliere fondi da una cosa e a metterli su un'altra, la coperta è sempre troppo corta, quindi mi unisco alla richiesta di aiuto di fondi relativamente a questa problematica, problematica che poi vorrei anche, lo vedremo durante la riunione sicuramente, riusciamo a capire come vuole intervenire il tavolo. Noi abbiamo diversi progetti a livello comunale che volendo possono essere riproposti anche su tutta la linea di costa, parliamo di interventi che sono sul lato mare e sul lato spiaggia e sul lato strada, quindi ci sono diverse soluzioni che potrebbero essere messe in atto che magari non vado a illustrare adesso, vediamo se più avanti ce ne sarà l'occasione. Però sicuramente ragionare in una maniera un po' più ampia, un po' più estensiva come ragionamento dovrebbe essere l'obiettivo della regione, quella di coordinarci un po' tutti per quelli che possono essere gli interventi. Quindi vediamo, io in questo momento mi fermerei qui per cercare di capire come proseguono i lavori e poi magari successivamente proporre anche alcune soluzioni che sono quelle che noi stiamo cercando di portare avanti nel nostro comune. Grazie. Ringrazio il sindaco. Riguardo a quello che è stato detto prima dalla presidente del decimo municipio, noi abbiamo invitato il decimo municipio il 13 febbraio, abbiamo la PEC, cioè per cui c'è posto ordinario, abbiamo mandato tutto, per cui dal 13, poi se sempre perché siamo abituati così, diciamo la segreteria, per quello che diceva, per quello che diceva il sindaco di Pomezia, noi l'altra volta le amministrazioni comunali che avevano a disposizione degli studi l'hanno lasciati qui, noi abbiamo le copie della commissione perché sono degli studi che sicuramente possono servire, diciamo, la regione e rimangono come, diciamo, memoria e anche come proposta, per cui se il sindaco magari li ha e ritiene opportuno lasciarli, diciamo, sì, ho preparato anche della documentazione che se volete posso allegare. No, è una cosa importante. È una cosa importante affinché ci sono dei fascicoli che riguardano studi che hanno fatto già dei comuni, hanno una situazione chiara e l'assessorato l'altra volta l'ha presi, oltre che poi rimangono negli atti della nostra commissione. Allora, ascoltata la parte istituzionale, passiamo poi al presidente Silverito di Roma. Buonasera, il presidente non c'è, io sono Franco Petrini, rappresentante del sindacato di Ariano Balneari. Mi rifaccio a quello che ha detto in maniera esaustiva la nostra presidente di municipio. La situazione è assolutamente drammatica, consta di le aspettative costano di due parti principali, una di somma urgenza per andare a chiudere quelle che sono le catastrofi causate dalle mareggiate ultime. Mi riferisco specificatamente alla sezione dal canale dei pescatori alla parte sud per circa 2 chilometri, e poi aspettiamo un piano di riorganizzazione più generale nel quale far rientrare il quadro di Ostia in generale, particolarmente quindi con attenzione a una certa protezione a quelle zone che abbiamo visto essere più sottoposte a forte erosione. Lì, per quanto riguarda la questione di Ostia, che va certamente in qualche modo attenzionata con grande con grande attenzione, quindi, e praticamente però devo rilevare anche l'importanza del lavoro che è stato svolto, che riconosciamo, anche il lavoro di programmazione, soprattutto per la parte anche degli interventi di somma urgenza che verranno poi ovviamente posti in opera a breve.
mi riferisco in particolar modo alle difficoltà che vive il territorio diciamo di Ostia, ma anche di Fiumicino, il territorio di Santa Marinella e Santa Severa, che è in fase di programmazione, che quindi presto poi riceveranno questi territori le risorse per poter intervenire, per poter mettere a sistema il contrasto all'erosione. E per quanto riguarda anche un aspetto credo importante, anche la partecipazione delle imprese balneari in forma aggregata a determinati processi, perché al momento la legge 53 del 98, che è quella a cui si rifà ovviamente diciamo un po' tutte, si fanno tutte le procedure, sono ovviamente aspetti un po' vetusti, quindi il rapporto con i comuni ci sta bene, ma anche l'aspetto, rileviamo anche l'aspetto partecipativo delle rappresentanze e quindi delle imprese in questo processo diciamo di rivisitazione, di programmazione e di tutto quello che necessita appunto la fase istituzionale di interlocuzione appunto con le rappresentanze. Devo dire una cosa, ottimo il lavoro, diciamo, perché la delibera mi pare sia uscita, quindi abbiamo letto con attenzione questa parte, ripeto, rilevo soltanto la parte di coinvolgimento delle rappresentanze e quindi anche delle stesse imprese. Grazie, buon lavoro. Grazie, io colgo l'occasione anche per ringraziare della presenza, la sua presenza, la senatrice Anitori, grazie. È la 17ª legislatura, eh? Sì, sì, la 17ª, allora, e come ha detto anche il nostro presidente del 10° municipio, la situazione a Ostia sta diventando veramente grave. Abbiamo mareggiate che arrivano ormai quasi al centro della carreggiata e sono già cascati i parapetti tutti. Di iniziare un tavolo, ecco, di trattativa abbastanza urgente per trovare una soluzione anche per l'idroscalo e per il nostro lungomare che vive di turismo Ostia. E piano piano stiamo perdendo metri e metri di spiaggia affinché riusciamo a recuperare qualcosa, vista anche la cattiva pubblicità che sta avendo Ostia, almeno un po' di spiaggia per rilanciare sia il commercio che il turismo. Grazie. Se c'è il presidente o qualche delegato dell'Asso Balneari Lazio, prego. Buongiorno, Municipio dell'Asso Balneari Lazio. Nella giornata di oggi, chiaramente, poiché si parla della zona dell'area diciamo romana centrale del Lazio, faccio riferimento per quello che sono le nostre rappresentanze per quello che attiene il comune di Fiumicino. Nel ringraziare il presidente e la commissione tutta per l'attenzione che finalmente in maniera sistemica rivolgono al problema dell'erosione che ormai riguarda quasi tutta la costa laziale, devo dire che siamo rimasti un pochino stupiti quando abbiamo letto la delibera ultima per cui la zona di Fregene, in particolare Fregene Sud, che da oltre 12 anni è investita da un problema ormai esiziale dell'erosione, non ha alcun riscontro per quanto riguarda i fondi, quindi conseguentemente degli interventi strutturali. Devo dar atto all'attenzione che in questi anni la Regione comunque ha messo a disposizione negli anni pregressi dei fondi per fare degli interventi spot di rifacimento affinché le aziende non chiudessero, affinché il danno ambientale per i cittadini del Lazio non fosse così mancante per quella zona e anche per posti di lavoro che sicuramente sarebbero stati persi. Però tutte le volte che ci siamo incontrati anche con l'assessore Alessandri abbiamo chiesto non solo una risoluzione per poter far sopravvivere le aziende, che vi assicuro, come tutti voi ben sapete, vi ricordo che la situazione è ormai drammatica, con le strutture ormai che sono dentro l'acqua e i colleghi hanno dovuto in maniera personale fare degli interventi salvaguardia delle strutture, non solo. Quindi chiediamo come al solito un intervento strutturale importante
e definitivo. E nel frattempo però ricordiamoci che comunque c'è una stagione ormai alle porte che il problema va assolutamente risolto. Abbiamo chiamato questa qui come una dimenticanza e speriamo che sia solo questa, perché altrimenti il danno sarebbe enorme. Grazie. Grazie a lei. Poi, visto le presenze, andiamo al WWF del litorale. Sì. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per averci fatti partecipi. Come WWF, naturalmente nello spirito del WWF, la preoccupazione principale è la difesa di quelli che sono patrimoni naturalistici, voglio dire, ineguagliabili, quali quelli che insistono nella nostra regione, e quindi la preoccupazione è quella di preservare quanto possibile questi patrimoni. La proposta che ci sentiamo di fare è quella di costituire nuovamente l'osservatorio regionale dei litorali laziali, come previsto dalla legge regionale 53 del 1998, articolo 18, in modo che possa essere monitorato costantemente l'andamento sulle coste. E in ogni caso, in particolare, anche riferendoci a quella che era stata la premessa, adottare comunque soluzioni di difesa che non compromettano territori adiacenti o circostanti. E ad Ostia la situazione è veramente grave, come ha già illustrato la Presidente Di Pillo, diciamo questo, che soluzioni rigide rischierebbero di fare proprio quel gioco, di andare a compromettere zone adiacenti, e parliamo in particolare di quello che era previsto a suo tempo per la zona dal canale dei pescatori in poi, verso sud. Cioè, installare megapennelli no? che vadano fuori per 300 metri o quello che è, questo significa per noi una sentenza senza appello per quello che riguarda Castel Porziano e Capocotta. Quindi rischiamo di andare ad impattare in modo devastante sia sulla riserva del Presidente che sulla spiaggia di Castel Porziano e Capocotta, perché il gioco è questo: se si pongono ostacoli, non è, la corrente gira e va a erodere più a sud. Questo è l'andamento della nostra zona costiera. Quindi quello che propone il WWF, oltre alla costituzione dell'osservatorio, è di prendere in considerazione soluzioni che siano, diciamo, di tipo morbido. Ci sono molte persone qui, vedo che conoscono, che sono, si usa il termine, vecchie di Ostia. Allora, Ostia una volta non aveva questo problema, ma perché? Perché esistevano delle dighe naturali, c'era una secca, una prima secca a largo e una seconda secca più vicina alla costa. Questo che cosa comportava? Che le correnti si incanalavano fra le due secche e non costituivano un pericolo per le spiagge, no? Questo sistema è saltato, quindi perché costruzione del nuovo porto, erosione dalla foce del Tevere, da noi c'è il canale dei pescatori che è come un becco che è esterno e quindi causa poi queste correnti che hanno portato via tutto, da Nuova Pineta, Pinetina e così via. Allora io immagino che possano esserci delle soluzioni più vicine a quelle che aveva previsto Madre Natura, no? E quindi parlare di barriere soffolte fatte in un certo modo che garantiscono
diciamo, anche perché se andiamo a vedere il tratto un po' prima del canale dei pescatori, dove c'è effettivamente una barriera soffolta, lì la sofferenza è molto minore, no? E tra l'altro il paesaggio non è deturpato, perché poi mettere questi pennelli che voglio dire, diamo un colpo al cerchio e una alla botte, insomma, possiamo pure fare le dighe come hanno fatto in Olanda, proteggiamo tutto, ma non è questo che vogliamo. E comunque, ripeto, come WWF, che le soluzioni siano di rispetto e di riguardo per le aree naturali, che tra l'altro sono riserve naturali importanti. Grazie. Dicevo, però chiedo scusa, che non vorrei che ci concentrassimo su questo è più grave o questo è meno grave, perché di fronte ad un atteggiamento di questo tipo secondo me non andremo da nessuna parte. L'istanza che è provenuta da tutti quanti è che c'è bisogno di un'analisi omogenea, perché senza una conoscenza e senza un intervento che sia di carattere generale significa fare un pennello piuttosto che una diga soffolta, piuttosto che un rapescimento morbido, che risolve la situazione qui e la peggiora 10 metri dopo. Poi possiamo parlare di riff sottomarini, le opportunità sono migliaia e nessuno di noi probabilmente ha le competenze per poterle indicare. Di certo l'istanza vera è quella di fare in modo tale che ci sia un'indagine e un intervento conseguente di carattere omogeneo da parte degli stabilimenti balneari che io rappresento, perché anche i titoli concessori ci obbligano ad leggere la questione in questi termini. C'è massima collaborazione, ciò significa che nella manutenzione, nell'organizzazione, gli stabilimenti balneari ci sono. Grazie. Grazie, passiamo all'associazione Spazio Berlinguer e poi dopo a seguire Comitato Mare per Tutti e Associazione Mare Libero. Ah, se vuole intervenire. L'associazione Mare, sì, Spazio Berlinguer lamenta oltre che Rebecca Roberto, lamenta oltre che l'assenza del segmento terrigeno, anche l'assenza a che aspetto? Sentite? Quindi lamentiamo oltre che l'assenza del sedimento terrigeno che non viene più portato per le dighe storicamente, che c'è un impatto sicuramente, questa privazione più forte nella parte sud del litorale a sud della foce del Tevere, lamentiamo anche l'assenza del comune di Roma. Dico comune perché non polemizzo politicamente, polemizzo con un'istituzione, cioè perché questa assenza ci fa capire che non si coglie fino in fondo il problema del litorale romano e in particolare del litorale laziale tutto quanto, che credo che debba avere un risalto sempre maggiore dai tempi che corrono, se vogliamo svolgere un ruolo tra l'altro adeguato al nostro paese e a Roma. Credo che ci debba essere un intervento concordato con le istituzioni scientifiche, da molto se ne parla, ma credo che bisogna anche intervenire, provare a intervenire, non so bene, non sono informato su questo, ma sulle paratie delle dighe che stanno lungo la foce del Tevere, che impediscono che arrivi il sedimento terrigeno. Quel sedimento deve essere in qualche maniera pure recuperato, fatto passare. Io credo che qualsiasi bacino idrico ha un sistema per cui ogni tanto si fa passare questo sedimento. Non risulta che vengano mai aperte le paratie per far passare almeno una parte del sedimento che è ancora recuperabile. Credo che la soluzione del rifacimento morbido sia quella con minore impatto ambientale, però naturalmente lascio il giudizio a organi scientifici competenti, anche perché non c'ha una ripercussione a valle, semmai c'è un effetto benefico perché il sedimento si ridistribuisce a valle. Credo che sia importante che mettiamo questo, almeno per noi che operiamo a Ostia, già il lamento è stato fatto per le associazioni del balneari e da altri, che sottolineiamo comunque
la disattenzione sul litorale della capitale, la disattenzione generale che ormai è datata da tanti e tanti anni. Apprezziamo il lavoro del presidente del decimo municipio, ma è una disattenzione che deriva intanto dall'assetto amministrativo e che storicamente non porta neanche bene a Roma. Roma è rifiorita quando ha instaurato un rapporto col mare che gli ha permesso di dire la sua sul Mediterraneo. Credo che Roma si debba dare questo progetto ambizioso di dire la sua sul Mediterraneo, e questo deve partire dal recupero del rapporto con le spiagge del Lazio tutte, ma in particolare Ostia e Fiumicino. Quindi bisogna che il Comune di Roma, col suo peso politico, cosa che non fa, lo ripeto, non è una polemica politica, è una polemica semmai istituzionale, non fa dal 1983, dal progetto litorale dei tempi di Petroselli. Quindi credo che bisognerebbe ripartire da una cosa del genere per rilanciare un efficace intervento che non sia una volta per tutte, perché credo che il mare sia una cosa viva, noi vogliamo che sia una cosa viva, mobile, tra l'altro è insidiato da tante altre cose, anche lo scioglimento della ghiaccia del Po, anche se il Mediterraneo è un bacino chiuso. Ma credo che bisogna pensare a interventi periodici, sistematici, e che non lasciano intervalli di tempo così lunghi come è sempre successo purtroppo. Grazie. Grazie a lei. Passiamo poi al Comitato Mare per Tutti. Buonasera, ringrazio per l'invito e per la larga partecipazione. Innanzitutto mi preme segnalare che ritengo che si dovrebbe evitare di continuare ad invitare a queste occasioni i titolari di imprese che detengono concessioni cessate sul demanio pubblico e che quindi illegittimamente occupano appunto il demanio. Prendo l'occasione per ribadire agli amministratori locali che insomma è loro responsabilità disapplicare qualsiasi legge nazionale che determini proroghe di concessioni, applicando direttamente il diritto europeo e la direttiva Bolkestein, che appunto è self-executing, e quindi mettendo a bando le concessioni. C'è una sentenza che parla chiarissimo, e ribadisco soltanto che è competenza appunto delle amministrazioni locali effettuare questo discrimine, questa azione, nel rispetto della normativa europea, anche se disapplicando la norma nazionale. Questo ci tengo perché è una responsabilità oggettiva anche in caso di giudizio. Detto questo, ciò che noi pensiamo in linea di massima è che la tecnica del cucchiaino per combattere l'erosione sia dispendiosa ed inefficace, quindi che periodicamente si prevedano interventi molto dispendiosi per appunto compensare quello che il mare sottrae, sia una scelta poco lungimirante e che soprattutto rischia di salvaguardare piuttosto strutture e costruzioni in cemento e spesso anche abusive sul demanio, piuttosto che le nostre coste e quindi l'ambiente naturale. Quindi proprio come punto di vista, l'ambiente naturale ha bisogno di essere preservato momento per momento, non tramite avanzamenti e arretramenti continui e quindi rifacimenti anche solo periodici. In tal senso per noi la nostra parola d'ordine è rinaturalizzazione. Quindi è stato accennato prima, ripristinare almeno in parte l'afflusso dei sedimenti da parte del fiume Tevere. Sappiamo ci sono delle dighe che, come si diceva in qualche intervento che mi ha preceduto, impediscono di fatto il passaggio dei sedimenti, che almeno in minima parte compenserebbe l'azione erosiva del mare. E in secondo luogo, chiaramente questo qui è un discorso più di lungo periodo che richiede una pianificazione strategica, però a cui noi siamo contenti di prestarci dal punto di vista anche
ideale la ricostituzione del sistema dunale come elemento vero di difesa delle nostre coste e anche come elemento di modifica della modalità turistica del territorio della costa laziale, in particolare del municipio decimo. Quindi è un turismo che anche sappia riscoprire il valore naturale della riserva del litorale. Queste qui sono un po' le nostre parole chiavi su cui, chiaramente, superata l'emergenza che è opportuno superare, sempre avendo in mente la tutela costiera, siamo a piena disposizione per intraprendere questo ragionamento. Grazie. Poi passiamo all'ultima associazione, che è Mare Libero. Poi darei la parola alla senatrice, poi dopo ai commissari e consiglieri, e poi andrei a chiudere con l'assessore, in modo. Prego. Buonasera a tutti, Danilo Ruggero, Associazione Mare Libero. Ringrazio innanzitutto per l'invito a partecipare alla commissione. Diciamo che questo in qualche modo ripristina un po' un equilibrio tra i portatori di interessi cosiddetti che hanno a cuore la tutela delle coste. Questo, diciamo, è uno squilibrio che si è venuto a creare già con il decreto legge 400 del 93, in cui diceva per esempio che a partecipare alla discussione per l'elaborazione del piano di utilizzo degli arenili fossero il sindaco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quindi in realtà, essendo il demanio fino a prova contraria un bene pubblico, a partecipare alla discussione dell'utilizzo del demanio erano esclusi proprio i destinatari finali. Detto questo, io volevo comunque, diciamo, associarmi all'idea che la lotta all'erosione, il contrasto all'erosione debba essere un piano strategico e debba essere un piano che preveda di agire a livello nazionale, anche non regionale, quindi sovraregionale, e quindi qui vanno poi viste tutte le varie istanze e tutte le varie problematiche. Sarebbe stato opportuno forse che avessero illustrato meglio quali sono le cause vere dell'erosione, ma questo probabilmente lo rimanderemo ad altra occasione. In questo piano generale credo che anche la regione debba fare un pochino, come dire, mente locale, nel senso che essendo stato comunemente accettato che le opere a mare, in particolare i porti, costituiscono sono una delle cause principali del fenomeno erosivo sulle coste, e da una parte assistiamo a una regione che si fa portatrice di finanziamenti internazionali della Banca Europea degli Investimenti per circa 200 milioni di euro per la costruzione di nuovi porti commerciali, tra cui quello di Fiumicino, e poi stanzia altrettanti fondi per la lotta all'erosione, quindi con una mano toglie e con l'altra rimette. È stato detto sul fenomeno dell'erosione che sostanzialmente è causato dal mancato apporto di sedimenti da parte del fiume, del Tevere, nel caso particolare del litorale romano. Volevo dare solo una cifra: questo apporto nel corso degli ultimi decenni è passato da 10 milioni di tonnellate di sedimenti anno a meno di una tonnellata, quindi quando parliamo poi di interventi a valle, che siano essi pennelli, barriere soffolte, ripascimento morbido, pensiamo solamente a questo. Volevo aggiungere anche che, essendo presenti anche i rappresentanti di categoria dei concessionari, che le cause dell'erosione sono anche a valle. Non dimentichiamo, oltre a quello che si è detto sui porti e sulle altre opere a mare, tipo i moli del canale dei pescatori, che puntualmente si insabbia, come avete modo di vedere, anche delle cattive pratiche attuate sulle spiagge purtroppo aumentano e amplificano il fenomeno dell'erosione, in particolare la cementificazione, perché ridurre gli spazi utili alla naturale dinamica stagionale del mare, che d'inverno prende e d'estate restituisce, purtroppo amplifica l'erosione. E anche altre pratiche minori, ne cito una solo per esempio, cioè costituire delle barriere di sabbia per arginare le mareggiate invernali, non fa altro che
far portare via la sabbia dal vento stesso e quindi contribuire ulteriormente all'erosione. Scusate, ancora un paio di cose da dire e concludo. I fondi pubblici che saranno stanziati per come dire, contrastare le opere di contrasto al fenomeno dell'erosione saranno appunto fondi pubblici, quindi per tornare un attimo al discorso dei portatori di interessi, questi fondi pubblici andrebbero, come dire, distribuiti in modo da essere come dire, a favore di tutti quanti, cittadini, concessionari e non concessionari. Noi abbiamo avuto, e qui c'è un rapporto della Regione Lazio del 2013, che di tutta la spiaggia riguadagnata con le precedenti opere, fatte per i rifacimenti, di questa spiaggia riguadagnata il 30% è stata poi occupata dalle strutture balneari, quindi c'è una netta disparità poi tra la distribuzione dei fondi pubblici e il ritorno, diciamo, in termini di introiti da parte di chi poi gestisce le spiagge, quindi per usare un termine che va in voga, diciamo, socializziamo le perdite e privatizziamo i guadagni. Termino dicendo termino solamente con questo. Se vogliamo rifarci a un piano strategico, io credo che oltre a un piano strategico del contrasto all'erosione dobbiamo fare un piano strategico globale, cioè scegliere sostanzialmente quale modello di sviluppo vogliamo per le nostre coste e per i nostri litorali. Qui il Comitato Mare per Tutti ci ha detto che vuole, diciamo, un modello di rinaturalizzazione delle coste col quale noi concordiamo assolutamente, e quindi in base a questo modello, a questa scelta di sviluppo, poi andrebbero come dire, a cascata individuate tutte le azioni da percorrere. Grazie. Bene, senatrice, poi c'è la consigliera del Piase e poi gli altri, la Califano, mettetevi, prego. Che stanno inviando, perché lo stanno segnalando, un'email che avevano diviso in due la concessione. Sì. Alcuni attori, tra cui alcuni comuni, mancano perché sapevano che era alle 15.30. Ma infatti adesso stiamo facendo quelli delle 14, alle 15.30 c'è Santa Marinella, Cervelli, Civitavecchia, Fiumicino, la Dispoli. Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto di avermi invitato e di darmi la parola. E parlo come ex senatrice, ma comunque io mi sono stata in commissione ambiente e mi sono anche occupata di questo importante problema, quello dell'erosione costiera, e in particolare poi ho anche fatto un paio di interrogazioni proprio per quanto riguardava l'erosione costiera del litorale romano e della messa in opera delle scogliere Frangiflutto proprio per la parte di Ostia Levante. Ma prima di arrivare a quello vi volevo semplicemente dire che il problema dell'erosione va visto prima di tutto a livello nazionale, perché non è un problema della Regione Lazio, ma ovviamente ho partecipato a diversi tavoli nazionali, e quello che auspico per quanto riguarda la Regione in particolare, che abbia comunque un coordinamento sia con le altre regioni a monte e a valle del nostro litorale, e un coordinamento da parte di tutti i comuni. Non si possono fare degli eventi, degli interventi spot, perché l'erosione ovviamente sta in mare, il mare non ha confini, e se io faccio un'opera e metto qualsiasi cosa, come mi hanno insegnato i geologi, gli idrogeologi, in acqua, mi porta erosione sottoflutto. Quindi un intervento che su di una parte del litorale sembra risolutivo, in realtà mi crea grossi disagi sottoflutto, e questa era l'opera che si voleva fare con i pennelli Frangiflutto, gli 9, poi diventati 8, che volevano mettere sul litorale di Ostia Levante, che avrebbe portato considerevoli, e c'era scritto anche nel progetto, erosione sottoflutto sul sito di interesse comunitario, quello della presidenza del Consiglio, del Presidente della Repubblica. Infatti il Comitato Scientifico della Presidenza della Repubblica diede parere negativo, e l'ISPRA non ha mai dato parere, perché non aveva
modo di dare un parere positivo. Nonostante questo, fino all'ultima una riunione della Commissione Ambiente dell'altra consigliatura aveva dato, si diceva via libera, c'era il via libera dell'ISPRA, cosa che non era così. Quindi io chiedo a questa commissione di essere molto attenti, perché fare qualsiasi intervento in un punto del Lazio significa magari portare erosione da un'altra parte. Per quanto riguarda i contributi fatti dai vari attori che hanno preso la parola, ne ho onorato per il WWF, il CNA eccetera, tutti i contributi ovviamente da prendere in considerazione, e pensiamo comunque, sì è vero che le dighe hanno portato mancanza di sedimenti sul litorale eccetera, ma in ogni caso questo fenomeno di mancato apporto di sedimenti è già in atto dai fine dell'Ottocento, anche se sulla linea di costa voi non lo potete vedere. Io chiedo a questa commissione di sentire persone competenti come geologi e idrogeologi che hanno tutti i dati proprio di sedimenti, di apporto di sedimenti e tabellati, perché ci lavorano, l'università lavora su questo campo, e mi sembra veramente una cosa che ho trovato anche in Senato, una mancanza di collegamento tra la parte scientifica, la parte che studia questi fenomeni e sa benissimo che tutti i lavori di rivascimento duro sono andati non a buon fine, perché comunque creano problemi di erosione. Viceversa, l'unica cosa possibile, visto che la spiaggia è un elemento mobile, l'unica cosa possibile e che dà meno problemi di tutti, anche se sembra un cucchiaino agostino ma non è così, è quello di fare un rivascimento morbido, perché l'unica cosa sarebbe lasciare molto spazio al mare, cosa che non si può fare perché abbiamo delle strutture ormai edificate da parte della popolazione che non si possono togliere. Ma allora l'intervento che dà meno problemi è quello di rivascimento morbido attualmente. Ricordiamo che il problema che lamentava il dottor Pietrini sul costa del nostro litorale è dato comunque, se vedete bene, dal canale dei pescatori che funge da pennello e quindi porta erosione sotto frutto. Quindi bisogna stare attenti, guardare sì al particolare, ma tenere presente tutta la costa litorale, perché altrimenti si fanno degli interventi che possono essere dannosi e quindi si spendono dei soldi pubblici non a buon fine. Vi ricordo che comunque ci sono tanti dati e tante persone che lavorano proprio su questi argomenti a livello scientifico. Io sono stata presso la Società Geografica Italiana e lamentavano proprio la mancanza di coordinazione con la politica. I dati ci sono, cioè Scienze della Terra dell'Università La Sapienza lavorano su queste cose, quindi perché fare e dare fare dei commenti o prendere delle risoluzioni politiche senza conoscenze? Abbiamo la possibilità di utilizzare persone che lavorano espressamente su questo, e sfruttiamoli, visto che comunque è lo Stato che paga anche loro. Grazie. Bene, prima di dare la parola anche al senatore De Luca, perché io non sarei iscritto che tra i presenti, per cui mi sembra giusto e doveroso, faccio solo questa premessa. Scusate, cioè non è che qui stiamo a pettinare le bambole, io prendo spunto dalla sua riflessione e ve ne dico che l'ISPRA è chiaro che è stata già convocata l'altra volta, oggi non è venuta, ma io penso che è logico il coinvolgimento dell'ISPRA. Come, scusi, le dico, altrimenti faremmo la figura degli sprovveduti, per la legge sulla prevenzione del rischio sismico questa commissione ha legiferato come una legge, si è avvalsa della ILGV, per cui capite che ogni settore si avvale per quello che può fare. Gli abbiamo fatto una legge con l'assessore Alessandri, c'è un percorso reso anche ad individuare quelle persone scientifiche, perché io penso che il salto di qualità sia quello che la politica si deve far accompagnare dalle massime espressioni scientifiche, e questo la volontà c'è, però era chiaro che... Era l'altra legislatura, non era questa. No, ma io dico l'altra, io non c'ero. No, ma io dico su questo, a garanzia della senatrice,
Ma l'altra volta era successo proprio così. Però se la commissione permanente non c'era, questa c'è, fino a quello che può fare il presidente Liozzi lo fa sulla scorta di quello che è stato fatto per la legge sulla prevenzione sismica. Noi ci siamo avvalsi del presidente della INGV, per cui è quello il percorso che noi riteniamo come commissione, qualora l'assessore lo ritenga opportuno un confronto come sta facendo, io penso che il salto di qualità sia questo, e già l'abbiamo, diciamo, dimostrato come commissione con i commissari nell'approvazione all'unanimità della legge sulla prevenzione del rischio sismico. Vado con De Luca. Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente Pirozzi e l'Assessore Alessandri. Devo dire che la Regione Lazio in queste materie ha delle buone leggi. Se voi leggete le leggi su come va gestita la spiaggia, gli accorgimenti, sono delle leggi molto sensibili anche dal punto di vista ambientale, solo che poi si fa fatica a farle rispettare. E qui un po' le sentinelle del rispetto di queste norme sono gli enti locali e quindi le capitanerie eccetera, che devono collaborare ad applicare delle leggi che sono state un po' disattese. Noi facciamo fatica anche a far rispettare le ordinanze che fanno i sindaci. La sindaca di Roma ha fatto un'ordinanza che prevede tutta una serie di cose che, se applicate, sarebbero una piccola rivoluzione sulla gestione del mare. Detto questo, mi avvio a concludere ringraziandovi. Io credo che, guardavo prima una cartina del WWF sull'erosione nel nostro, noi siamo 8.000 km di coste, se voi vedete è un fenomeno oramai molto diffuso. È evidente che, come veniva detto, diciamo, nella cultura post bellica negli anni 60 eccetera non c'era la sensibilità che c'è oggi, e soprattutto non si sapevano gli effetti che una presenza massiccia di cementificazione sul litorale avrebbe potuto comportare. Oggi si sta capendo, no? Che certe cose hanno comportato delle cause, no? degli effetti, è evidente, no? Se io faccio in cemento un ristorante proprio vicino alla battigia, quando il mare è grosso, anziché distendersi e poi rientrare, sbatte e mi fa un effetto devastante. Quindi io credo che questa erosione diffusa, e questo tavolo credo che sia una sede rappresentativa molto importante da parte della Regione, ci dà l'occasione di una riflessione, ma la dobbiamo fare tutti la riflessione, i concessionari, le istituzioni, gli enti locali, per correggere un modello di balneazione, un modello di sviluppo sul mare che andava bene forse allora, tutti erano contenti di avere certe cose. Noi abbiamo per esempio Ostia, sta facendo il lungomuro, non si vede il mare, cioè la passeggiata al mare a Ostia significa che tu vedi e con cabine di cemento armato alte. È un modello che oggi proprio stride con la necessità di godersi il mare, no? Perché la bellezza di vivere in una città di mare, questo è il mare della capitale d'Italia, la bellezza è quello che uno si gode il mare e ha l'accesso al mare. In questi giorni facciamo una battaglia con i vigili urbani per far tenere aperti i cancelli degli stabilimenti, che la gente, come prevede l'ordinanza. Chiudo questa parentesi per dire che secondo me questa è un'occasione per fare una riflessione insieme a un'istituzione, quella regionale, che ha poteri, che ha fatto delle buone leggi che bisogna fare rispettare, e negli interventi, adesso noi, se c'è l'emergenza, è inutile che nell'emergenza dire no, però a partire dalle emergenze di oggi, di fare una riflessione, mettiamo in cantiere, ecco, quali sono un pacchetto, quindi non solo intervenire dopo, ma un pacchetto di interventi complessivi che possono nei prossimi anni mitigare questo fenomeno e migliorare anche, secondo me, un modello di balneazione che non risponde più forse anche alle esigenze che si sente oggi da parte dei cittadini. Grazie Presidente, grazie Assessore. Bene, sembra che è iscritto a parlare il commissario Del Piase, prego. Grazie Presidente. Io la ringrazio per aver dato seguito alla mia richiesta di convocazione della commissione, che ormai risale al 14 novembre 2018, penso che sia arrivato il momento, e la ringrazio davvero per aver voluto coinvolgere tanti e variegati attori a questo tavolo. Ringrazio, e mi pare che forse questo un po' è il punto di partenza da cui partire, anche l'assessore Mauro Alessandri, che ha risposto positivamente a questa richiesta di audizione in commissione, ma ha fatto di più.
più, io insomma lo ricordo perché è stato citato, ma a mio avviso non quanto avremmo voluto, la decisione avvenuta martedì scorso in giunta di licenziare una delibera che alza all'interno delle questioni importanti che riguardano proprio gli argomenti che oggi andiamo a trattare, tra cui la valutazione della necessità di dotarsi del piano di difesa integrata delle coste, che è una, diciamo, un piano, io lo ricordo, che la regione non ha mai avuto in forma organica, quindi tante delle questioni che oggi noi stiamo ponendo sul tavolo sono questioni che naturalmente andranno anche insomma un po' riprendendo quelle che sono le sollecitazioni che ci sono state insomma date dai vari attori che sono intervenuti, dicevo sono sollecitazioni che andranno recepite all'interno del piano, come appunto si dà mandato di approvare quello che è il programma generale della difesa della costa, dove noi troviamo quelli che sono, questo insomma l'uso di tutti coloro, anche coloro i quali non l'hanno letto, quello che è il piano degli interventi che sono stati in qualche modo già stanziati. Allora io qui proverò a dire qual è la mia opinione rispetto alla questione che riguarda in particolare, e lo dico, e anche su questo un ringraziamento insomma al Presidente per aver voluto in qualche modo scorporare i territori, perché era veramente complicato affrontare una discussione approfondita mettendo tutto dentro, quindi insomma si è voluto in qualche modo occuparsi dei comuni su base territoriale. Io penso che, e io la richiesta di commissione l'ho fatta proprio su questo, sulla vicenda che riguarda la sicurezza. Allora fatemi dire proprio velocemente, perché si è parlato tanto di Ostia, poi però noi a Ostia abbiamo prima di tutto un tema che riguarda la sicurezza, e mi riferisco per esempio alla foce del canale dei pescatori. Voi lo sapete, lì c'è un problema di dragaggio, c'è il problema che all'interno del canale dei pescatori vengono riversate le acque dei quasi tutti i canali di scolo che furono voluti in epoca mussoliniana, e c'è un'emergenza legata a questo, tanto che c'è stato anche in... Vabbè, c'ho la voce talmente alta che si sente ugualmente, chiedo scusa. C'è la vicenda che riguarda l'indebolimento dei due moli, sempre che riguardano il canale dei pescatori, c'è il tratto, me le sono dovute appuntare perché sono talmente tante le vicende che riguardano la sicurezza che però è bene dirle, così rimangono anche agli atti di questa commissione. C'è la vicenda che riguarda il tratto del lungomare Amerigo Vespucci, da, come dire, dal canale dei pescatori fino a largo Cristoforo Colombo, che anche quello è un tratto soggetto a forti mareggiate, addirittura con cedimenti delle balaustre, e poi c'è la vicenda del lungomare degli Abruzzi, dal ponte, questa volta a Piazza Garibaldi, dove anche lì ci sono delle questioni che riguardano la tenuta della strada. Allora, ora siccome mi pare questa insomma essere anche il luogo adatto, io mi sono interrogata, come penso la maggior parte di voi, su quale deve essere l'obiettivo che si pone un'istituzione, cioè l'obiettivo della Regione Lazio, qual è? Perché io penso che ci siano degli interventi a breve, a medio e a lungo periodo, così come ci sono degli interventi che possono essere, come dire, in parte risolutivi, niente affatto risolutivi, magari in parte risolutivi e assolutamente risolutivi. Io non ho dubbi, questo per rispondere ai timori legittimi di chi è intervenuto, dei due ex senatori, dico che naturalmente l'ISPRA e quelli che sono i geologi, tutte le figure, le università, i gruppi di studio, naturalmente faranno parte, ritengo, di quella che è la, come dire, la stesura del piano. Ha un problema, che è un problema di sicurezza, io ho necessità di capire qual è la misura contingente, perché assessore, è evidente che le misure che si possono mettere sul piatto sono tante, ma qual è la misura che noi possiamo utilizzare? Vogliamo dire tampone? Vogliamo dire che ha una durata breve? Qual è la misura in attesa che si trovi la soluzione definitiva? Perché è evidente che su questo c'è la necessità di individuare la soluzione definitiva, ma qual è la, come dire, come vogliamo porci rispetto all'oggi?
Allora, partiamo dal dato di fatto. Ci sono 180.000 euro, se non sbaglio, per il canale di Pescatori per quello che riguarda il rifascimento, un totale di 500.000 euro per il rifascimento. Lo sappiamo però che il rifascimento ha una durata, vogliamo dire che dura 2 anni, ora io perdonate, sono una laureata in arte, mi assisteranno coloro i quali hanno più competenza di me su questa questione. 2 anni. A Roma la definiamo una romarella. Allora, rispetto a questo dato dei 2 anni, cosa vogliamo fare? C'è un progetto che abbiamo visto, ha avuto la Vinca, da parte della Vinca un parere contrario. Quello rientra, quel tipo però di interventi, rientrano tra gli interventi semistrutturati. Cioè quella serie di interventi che non sono a lungo periodo, che però hanno una capacità di tenuta e di tamponatura diversa da appunto il rifascimento. È quella la strada? Questo parere può essere superato? Poi ci sono quelli che sono invece pareri definitivi. Appunto, qualcuno di voi, ora mi perdonerete, non ho fatto in tempo a puntare il nome, ha parlato della sofforta, mi dicono che lì dove è stato fatto quel tipo di intervento ad Ostia, sembrerebbe che in quella parte di mare è stato risolto il problema. Quella può essere una soluzione? Non lo so, io naturalmente, assessore, ambisco a che la vicenda di Ostia venga affrontata così come prevede il piano, in modo coordinato, una serie di interventi che riguardino tutto il litorale laziale. Ma ripeto, oggi noi viviamo una questione di emergenza e francamente io voglio anche uscire dalla, come dire, dall'imbarazzo di non poter collegare la tutela dell'ambiente a quello che è lo sviluppo economico di un pezzo della città, perché io non mi ci trovo su queste parole d'ordine. Io non mi ci trovo e lo voglio affermare con forza proprio nel luogo istituzionale. Perché Ostia è famosa certo per le sue riserve naturali, certo per lo straordinario patrimonio artistico, perché c'è anche quello ambientale che c'è, marittimo, cavolo, la Regione Lazio, più di dare un segnale in questo senso, ha aperto l'Università del Mare su quel territorio. Ma non v'è dubbio che c'è anche un'altra questione che non va sottaciuta e che anzi diventa nevralgica, che è la questione che riguarda la sua economia. Quelli che sono gli attori economici, produttivi, che portano un indotto significativo a quel territorio. E che forse noi anche negli anni passati avremmo dovuto affrontare in modo diverso. E guardate che si corre il rischio, appunto dichiarando il mio amore per l'arte, i beni artistici come quelli ambientali, come la costa, vanno fruiti, altrimenti diventano lettera morta. Nessuno smette di guardare Caravaggio perché ha paura di rovinare i luoghi dove il Caravaggio viene custodito. Allora, la vogliamo affrontare una discussione che va in questa direzione, nella direzione di conciliare quelli che sono gli aspetti precisi di un territorio che sta a cuore a tutti noi? Io le risposte naturalmente non ce le ho. Ho sentito parlare di rinaturalizzazione, io ricordo però un po' per quello, che anche quando si vuole ripristinare il tessuto delle dune c'è la necessità di portarle, come dire, fisicamente da un altro luogo, tranne che noi non decidiamo di lasciarle, come dire, in balia, che il mare porti via pezzi di costa, e avremo poi forse la necessità di affrontare però un altro tipo di questione. Poi se non siete d'accordo, io ho ascoltato tutti, potrete rispondere rispetto a quelle che sono le questioni che ho evidenziato. Allora io penso questo, noi dobbiamo avere la capacità, assessore, di conciliare i due aspetti. Io sono molto, come dire, naturalmente c'è da parte mia, da parte penso di tutti i commissari, una grande disponibilità. Qui c'è anche la consigliera Di Dei che ha proposto e ha approvato in aula un ordine del giorno che riguardava proprio le cose che stiamo affrontando. Ecco, io vorrei capire, visto che c'è anche uno stanziamento economico rispetto a questo, perché sono stati stanziati per il progetto che riguarda, per intenderci, Pennelli, 4 milioni e rotti di euro. Per il rifascimento sono stati stanziati 500.000 euro. Io la brutalizzo. Se, visto che qui nessuno si appassiona a niente e quindi
è giusto anche farsi venire dei dubbi lì dove fossero dubbi legittimi. Se il problema dei pennelli non va bene, facciamo altro, però individuiamola un'altra soluzione. Io so che per il rifacimento, andando a Stanne, per saldare, cioè per risolvere e tamponare quelli che sono i problemi, servono 10 milioni di euro. Allora, se non sono i pennelli, facciamo il rilascimento, ma qualcosa dobbiamo pur fare. Di certo non possiamo aspettare che il mare si porti via un pezzo di costa, che è un pezzo di costa, ripeto, che prima di tutto è il mare di Roma. La consigliera di Dei. Grazie Presidente, intanto per questa convocazione e soprattutto per poter comunque aver voluto coinvolgere così tanti attori, tutti chiaramente loro hanno comunque ragione di poter dire qualcosa, insomma, per il ruolo che svolgono, per gli interessi legittimi che rappresentano. E io credo che quando parliamo di, e voglio ringraziare anche l'assessore, perché guardate, è stato già detto probabilmente, però voglio associarmi anche io a questi ringraziamenti, perché forse per la prima volta si prova a dare una risposta organica di sistema a quello che è un problema che tutti noi conosciamo, di cui conosciamo la gravità e di cui conosciamo le implicazioni. Ha ragione la consigliera Di Biase, c'è prima di tutti un problema di sicurezza, lei ha enucleato perfettamente quelli che sono i problemi di Ostia, c'è chiaramente un problema di tutela ambientale. E oggi fortunatamente c'è una sensibilità diversa rispetto a quella che c'era in passato. Io concordo con lei, senatore De Luca, oggi fortunatamente c'è una sensibilità assolutamente maggiore rispetto a quella di molti anni fa, in cui l'Italia doveva ricostruire fortunatamente, diciamo, un paese, e probabilmente alcune, diciamo, attenzioni di natura ambientale non sono state profuse. E c'è però, e qui mi trovo assolutamente d'accordo, è un problema legato all'economia del mare. Guarda, adesso non ricordo il nome, mi scuserà, dell'associazione, del rappresentante dell'associazione Mare Libero, se non sbaglio. Comitato Mare Libero. Comitato Mare Libero. Ecco. Vedi, quando si dice la direttiva Bolkestein è self-executing, chiaramente lo sappiamo tutti, io adesso non voglio minimamente, diciamo, invitare alla disapplicazione delle direttive comunitarie, ci mancherebbe altro, però penso anche che in quel caso, non voglio allargare troppo il ragionamento, probabilmente lì un po' di leggerezza, quando fu approvata, ci fu anche da parte italiana, guardate, perché non ci prendiamo. Il nostro comunque sistema, no, però voglio dire, il nostro è un sistema che si regge, pensate solo a quante attività balneari, basta vedere la cartina italiana, insomma, siamo una penisola, e quindi ovvio. Allora anche qui, per carità, le direttive vanno applicate, ci mancherebbe altro, però assolutamente non stiamo, diciamo, a contrapporre la tutela ambientale è a quella che invece è una naturale, voglio dire, ragione economica, perché vedete, e qui io credo che abbiamo fatto bene anche a coinvolgere, perché quando si parla di modello di sviluppo e di quale modello di sviluppo vogliamo raggiungere, guardate, per quello che mi riguarda sicuramente è un modello di sviluppo sostenibile, ma di sviluppo sostenibile, non di crescita felice. Per carità, qui siamo tutti, diciamo, assolutamente d'accordo sulla tutela ambientale e sulla necessità di conservare le nostre spiagge, ma il nostro patrimonio naturalistico, però non dimentichiamo che comunque ci sono tanti che hanno fatto un'attività, hanno realizzato attività, hanno realizzato investimenti, guardate, investimenti che comunque vanno tutelati, ma non dico, diciamo, senza vergogna, non so come spiegarli. Allora anche qui, bene che vengano coinvolte anche le associazioni di categoria, chi, diciamo, di queste questioni vive poi e vive tutti i giorni anche i danni dell'erosione costiera, perché figuriamo, siamo tutti d'accordo che sicuramente c'è stato un eccesso di sedimentificazione, ci mancherebbe altro, però noi oggi dobbiamo prendere atto della situazione che c'è per migliorare, chiaramente, per non fare gli stessi errori nel futuro, ci mancherebbe altro. E anche qui bene fa la regione, per la prima volta probabilmente, a prevedere un piano che sia un piano organico, che chiaramente è fatto di interventi più a lungo termine, più strutturali, ma che è fatto anche di interventi più semplici. Io, per esempio, ho fatto del protocollo di intesa tra i comuni, quello che c'è stato tra Sabaudi e Latina, credo che possa essere un modello replicabile anche in diversi, diciamo, in altri diversi territori, perché questo mi se... cioè noi oggi dobbiamo avere l'ambizione, a mio avviso, di costruire delle buone pratiche che possano servirci per il futuro, stante una situazione che è una situazione, sappiamo, complicata, perché stamattina sono venuti i sindaci, oggi pomeriggio abbiamo udito anche i sindaci delle province di Latina e di Viterbo in una precedente deduzione. Chiaramente, voglio dire, l'erosione costiera, così come
come il maltempo, ha colpito chi più, chi meno, però è un problema sicuramente assolutamente diffuso. E io vorrei rassicurare anche un po' la senatrice Amidotti. È chiaro che, voglio dire, questa commissione lo fa, lo ha fatto precedentemente, come giustamente ha ricordato il presidente Pirozzi, ma è buona pratica, direi, di tutte le commissioni consigliari, audire anche tecnici, universitari, l'ISPAS, che è stata citata da poco. È ovvio che non è che il piano di lotta all'erosione lo posso fare io, insomma, che ho studiato tutt'altro nella vita, ci mancherebbe altro. Quindi sarà anche cura, non solo della commissione, ma immagino pure dell'assessorato, che quando comunque si mette su questi interventi non è che lo fa. Fortunatamente, diciamo, l'Italia è un paese dove anche le autorizzazioni, anzi a volte sono troppo lunghe, diciamo, le autorizzazioni, ma c'è comunque sicuramente uno studio, c'è qualcosa. Grazie a voi. Però questa volta mi sembra che, insomma, ci sia non solo la volontà di dare organicità a questi interventi, ma anche, voglio dire, farlo nella maniera più approfondita e che possa reggere il più possibile, perché però c'è comunque questo, diciamo, un piano da 30 milioni di investimenti che comunque probabilmente non saranno sufficienti. Quando si tratta di queste materie probabilmente i fondi non sono mai sufficienti, però a mio avviso con 30 milioni qualche intervento strutturale e non riusciamo comunque a realizzarlo. Per il resto, la partecipazione degli enti locali anche qui mi sembra comunque una, diciamo, un punto fondamentale anche di questo piano, quindi il coinvolgimento degli enti locali, il coinvolgimento appunto delle associazioni di categoria che dovrà, che deve a mio avviso anche essere forse maggiore rispetto a quello che è stato in passato. Però io direi che comunque siamo, non dico a buon punto, diciamo, questo è un buon punto di partenza. Chiaramente noi dovremmo cercare di contemperare tutte le esigenze possibili, ma prima di tutti, per quelle che mi riguardano, cioè il tutela ambientale, il nostro straordinario panorama anche naturalistico, non dimenticando, ripeto però, che comunque c'è tutto un pezzo d'economia che va comunque assolutamente salvaguardata, perché guardate, noi siamo in un momento, non vi devo spiegare nulla, insomma, la crisi è stata quello che è stata. Ecco, laddove c'è ancora, purtroppo lì non siamo ancora usciti, ma laddove c'è un pezzo d'economia che funziona, delle regole, perché questo ognuno di noi vuole muoversi assolutamente dentro un quadro di regole certe, però sicuramente va salvaguardata e non è più neanche giusto, voglio dire, questa contrapposizione per cui chi in qualche modo vuole far sì che le persone che vivono e lavorano anche sull'economia del mare, appunto, debbano pure sentirsi un po'. No, perché poi se ci sono chiaramente problemi di legittimità, di legalità, vanno perseguiti, questo è chiaro. Però in questo momento la politica deve vedere quelli che sono gli interventi che servono, quelli a lungo termine, quelli a breve. Io chiedo, insomma, all'assessore, invito l'assessorato, ma so già che lo farà, la stagione, diciamo, sta per iniziare, quindi almeno in questi interventi di rifacimento morbido, comunque, diciamo, di interventi di emergenza, chiamiamoli così, io mi auguro che qui anche i nostri uffici in qualche modo siano celeri, perché credo che comunque, insomma, non si possa aspettare. Poi chiaramente per gli interventi più a lungo termine aspetteremo di più, però almeno per quello che riguarda gli interventi, io li chiamo di somma urgenza, ma insomma quelli che servono, ecco, per riaprire, diciamo, gli stabilimenti, per far sì che poi le persone possano, diciamo, avere un'estate, diciamo, fluire appunto anche del mare, ecco, inviterei chiaramente ad essere veloci da questo punto di vista. Grazie Presidente, io sono Valentina Corrado e faccio parte del gruppo del Movimento 5 Stelle del Lazio e pur non essendo componente di questa commissione oggi avevo piacere ovviamente ad essere presente sia perché volevo ringraziare il Presidente anche per aver raccolto la richiesta di audizione dei comuni, degli enti locali, oltre che insomma delle varie associazioni. Sia perché vengo da una città, da un comune del litorale che è Pomezia e quindi conosco, diciamo, bene i problemi dei quali si è discusso, i danni che ha creato e che sta creando l'erosione costiera da ogni punto di vista, sia dal punto di vista diciamo della fruibilità delle spiagge che dal punto di vista economico rispetto a chi ha attività ovviamente sul litorale. Cercherò di essere breve e di non dilungarvi perché tanti sono stati gli interventi anche condivisibili. Una cosa che chiediamo, e mi piacerebbe che questa, come penso sia poi l'intento della Presidenza,
che questa commissione possa fare tesoro, diciamo, delle esigenze che arrivano rispetto alle criticità anche di interventi già fatti che non hanno funzionato, e che non sia diciamo una sorta di braccio di ferro a livello di forze politiche rispetto a chi ha fatto di più rispetto ad altri, perché se ci mettiamo su questo piano, io non ho altre esperienze diciamo politiche, non ho alle mie spalle non ho l'ambito e gli scranni del Senato piuttosto che della Camera, ma sono consigliere regionale da 6 anni e sono 6 anni che ci ritroviamo a fare gli stessi atti per richiedere gli interventi diciamo alla regione rispetto a quella che è la funzione che ha la regione, che è una funzione di programmazione, pianificazione e gestione integrata in materia di erosione, di tutela delle coste in materia di erosione, e sono 6 anni che parliamo del famigerato piano di difesa delle coste che anche adesso recentemente insomma, è oggetto di impegno nella delibera che è stata più volte citata. Quindi vorrei provare a fare un po' la sintesi rispetto a una visione che abbiamo come Movimento 5 Stelle, che è sentita dai sindaci dei comuni costieri. La necessità di interventi che siano organici, come è stato detto anche da più soggetti che sono intervenuti, anche non diciamo, di enti, è che a mio avviso vadano a contemperare, rispetto alle sensibilità e alle esigenze che ci sono, da una parte la salvaguardia dell'ambiente, quindi tutta la parte di tutela ovviamente ambientale che ci deve essere, ma che dall'altra parte ovviamente possano attuare interventi che siano risolutivi, non temporanei, ma soprattutto che partano da uno studio, e già ci sono, come esiste per esempio lo studio ci sono gli studi di INGV anche che sono correlati all'innalzamento per esempio del livello del Mediterraneo, no? Che insomma tengono conto dei problemi dell'erosione costiera in una visione, come vedete, non l'ho citato casualmente, che è molto più ampia rispetto all'intervento solo ad hoc mirato ad affrontare l'emergenza. Quindi sicuramente interventi che siano risolutivi, non temporanei, e lavorare su quello che è mancato in questi anni, che è la prevenzione, perché ci siamo sempre ritrovati a inseguire il post, i danni causati poi dalle mareggiate, dal maltempo, dagli eventi straordinari, dalla cementificazione selvaggia che c'è stata negli anni, insomma, da una serie di problemi, però si è sempre stato da parte di chi doveva fare programmazione un'assenza in tal senso di interventi e un rincorrere invece poi dopo, perché ovviamente ci sono stati danni che hanno poi coinvolto più soggetti. Quindi partire dall'esistente, quando dicevo prima partire dall'esistente, partire da quello che non ha funzionato, e io non me ne vogliono gli altri, magari conosco un po' di più quella parte di costa che va da Pomezia, Arbia, Anzio, Nettuno, e già analizzando per esempio l'esistente, faccio l'esempio di Anzio che vede la costruzione di un braccio di cemento a protezione dell'antico porto neroniano, poi gli interventi sono stati interrotti perché la ditta è stata colpita dall'interdittiva antimafia, quindi è rimasto incompleto, pericoloso e anche poco efficace, e ha visto anche la costruzione di 6 pannelli tra Capodanzio e Tor Caldara, poi 6 pannelli, però anche quella incompiuta anziché 15 perché anche lì sono state interrotte le opere, che si sono rivelati inefficaci, anche perché i problemi di erosione costiera che hanno Nettuno nascono cioè dall'esistenza di manufatti che insistono diciamo su Anzio, no? Quindi già questo dovrebbe farci riflettere e dire, partendo, no? Cioè partire dall'esistenza, quello che non ha funzionato, partire da quello che sono gli studi e i progetti esistenti, e partire da uno studio serio con una mappatura delle acque sotterranee, la messa in sicurezza anche delle zone sovrastanti le falese, che vedono con cadenza periodica ormai quasi smottamenti, cedimenti,
avendo la conseguenza dell'inutilizzo della parte ovviamente dei tratti di spiaggia che sono interdette ai bagnanti perché ovviamente sono pericolose, ma contestualmente immediatamente sopra sono abitate e popolate, lì non c'è stata la pericolosità, cioè è una zona che va vista e quindi è un tema che va affrontato nel suo insieme, valutando ovviamente interventi alternativi. Nel frattempo sì, si deve intervenire, quindi ben vengano gli investimenti, adesso arrivo anche al dettaglio degli investimenti, ma gli interventi che devono essere fatti per fronteggiare l'emergenza in questo momento devono essere inseriti in una visione, in una programmazione, in un progetto che sia di lunga durata, come è stato anche detto, perché altrimenti se spendiamo 30, 40, 50, 100 milioni per fare interventi che poi si rivelano inefficaci, temporanei e abbiamo il prossimo inverno lo stesso problema, abbiamo soltanto buttato i soldi. Questi investimenti mi piacerebbe chiedere all'assessore, innanzitutto precisare che non sono 30 milioni, ma 30 milioni sono sul triennio. Il primo anno i comuni costieri ci saranno 14 milioni, il secondo 5, 10 poi nel 2021. Vorrei capire perché però per le prime due annualità ci sono diversi comuni che non vedono una lira. Ci sono comuni che prenderanno le prime risorse nel 2021. Vorrei capire la logica con la quale sono state fatte le distribuzioni diciamo delle risorse in questo senso. Ci sono comuni, ne cito qualcuno, Pomezia, Terracina, Fondi, che per i primi due, le prime due annualità 19 e 20 non vedono zero, ci hanno scritto. Come si fa nel frattempo? Se consiglieri commissari ci sono altri interventi, io darei la parola all'assessore Alessandri, prego. La ringrazio Presidente, io faccio subito presente che ho svolto 18 interventi, quindi io non potrò essere breve, questa è una premessa necessaria, per quanto tenterò di portare a sintesi molte delle risposte sintetiche, molte delle questioni che avete sollevato, e di questo mi scuserete, però tenterò di essere il più completo possibile, partendo da un presupposto, cioè da una serie di presupposti che costituiranno la premessa di questo mio intervento, non ragionamento, intervento sulle questioni che avete sollevato. Il primo presupposto è che noi stiamo affrontando una materia complicatissima, la più complicata dal punto di vista della programmazione, la più complicata perché il nostro interlocutore non è un tribunale amministrativo, non è il Consiglio di Stato, non è un ministero, ma è la natura. Quindi è chiaro che questo ci pone in una condizione di inferiorità che noi dovremmo accettare dal punto di vista dei tempi che noi non possiamo dettare. Cioè tutto ciò che riguarda la prevenzione che si invoca diciamo, ripetutamente per il contrasto di altri fenomeni, è declinabile allo stesso modo sull'erosione costiera, però in tempi e con modalità che sono oggettivamente più diciamo, difficili. Già le soluzioni che avete citato qui e là, poi andiamo agli interventi, qui e là dicendo ci sarebbe bisogno di un piano che riguardi tutti gli 8.000 km di coste in modo tale da integrare le azioni di ogni regione con le azioni dell'altra, ecco già questa semplice enunciazione vi fa capire che sì, noi potremmo anche rispondere sì, in effetti questa sarebbe il massimo, ma questo già ci mette delle condizioni di non vedere luce, perché è un tema innanzitutto che non può affrontare questa commissione né questo assessorato operativamente, o almeno non lo può affrontare disciplinando una serie di azioni, ne può discutere un convegno, ma poi fare delle azioni, mettere in campo delle azioni di difesa della costa, che la delega specifica tra le altre che sta incardinando in questo assessorato, sarebbe impossibile, è velleitario, è un esercizio di stile che diciamo non ci porterebbe lontano. Dopodiché vorrei continuare chiedendovi di evitare la questione pregiudiziale, che è questa. Ogni intervento
mi raccomando, l'importante è organizzare complessivamente con degli strumenti scientifici, con degli strumenti tecnici di valore. Non facciamo come al solito, io vi assicuro, allora poi arriviamo agli ultimi 10 mesi, ma come al solito non ha mai significato andare ad occhio e vedere dove la spiaggia manca e mettere 100.000 euro per rifacimento. Questo non da 10 mesi a questa parte, questo neanche prima, a onor del vero. Poi noi possiamo contestare la qualità degli interventi, ritornare sui progetti, vederli alla prova della loro realizzazione, però anche qui, diciamo, altra condizione preliminare prima di passare punto per punto, non ci fissiamo su un dato che non ho capito perché considerate acquisito e vero, e cioè invocare strumenti scientifici di analisi tecnica, di dettaglio, il coinvolgimento delle università, dei luoghi del sapere e della ricerca per progettare degli interventi, tra l'altro come se noi non avessimo previsto nella delibera che non so se avete letto, ecco, pure questo è un dettaglio che secondo me non è estraneo alla discussione che abbiamo affrontato oggi, e allo stesso tempo invocarli nella costruzione e messa in opera di questi interventi e poi pretendere però che il giudizio rispetto alla loro efficacia lo facciamo a spanne, dicendo io sono andato, ho visto, comunque lì il pennello non funziona, secondo me se lo facciamo 2 chilometri più là, mi ha detto un geologo amico mio che può essere risolutivo, ecco, neanche questo però è possibile, cioè neanche questa cosa può essere affrontata così. Come noi dobbiamo riferirci all'Università del Mare, alle fonti della scienza e del sapere, per farci coadiuvare nella costruzione, nella messa in opera, nell'individuazione degli strumenti necessari a incidere sul fenomeno dell'erosione costiera che compromette gli ecosistemi, compromette l'economia del mare, compromette le attività commerciali, mette in crisi i comuni, non possiamo andare per giudizi sommari a capire se una cosa funziona o funziona con pennello di meno o con pennello di più, cioè o qualcuno che ce lo dica. Proprio per questo la delibera che noi abbiamo approvato giovedì si dà, martedì scorso scusate, si dà degli obiettivi molto chiari, e dal punto di vista di alcune delle questioni che avete sollevato, ciò mi permette di entrare nel merito di queste questioni, molto chiari, senza giri di parole, perché l'ho detto prima in conclusione dell'altra, della commissione che facemmo sul litorale sud, ripetutamente era citato una locuzione in teoria, io ho detto in teoria trovo concorrenti che mi sotterrano, ma in pratica non devono essere ben, diciamo, preparati, perché poi a metterla dal punto di vista pratico qualche sforzo siamo in grado di, diciamo, di farle e di poterlo garantire. La delibera, che non è un fascicolone, c'ha un allegato, diremo come è diviso, c'ha una premessa, diciamo, leggibile che richiama gli strumenti legislativi e la normativa europea per un'altra serie di questioni, e poi c'è un deliberato che è diviso in 6 punti. Quando noi deliberiamo di ritenere necessario, che lo facciamo per la prima volta, dotarsi dei tempi strettamente necessari in un piano, poi vi dico operativamente secondo noi quali sono questa stretta necessità e quanto si quantifica, di un piano di difesa integrata delle coste, noi facciamo quale strumento organico per la pianificazione e gestione del litorale laziale ottimizzando l'efficacia dell'azione regionale. Noi stiamo dicendo tutto quello che voi avete invocato, e per la prima volta lo invocate in una commissione senza che la parte esecutiva vi dice faremo un tavolo e vedremo quale, no, per la prima volta, insomma, è una delle volte nella quale noi vi diciamo che stiamo parlando, quando un atto che prevede tutto quello che voi dite è necessario già è stato disciplinato attraverso la DGR. Piano integrato della difesa delle coste vuol dire ben altro rispetto a decidere, seppur con sostanza scientifica, di ricerca e di coinvolgimento del mondo del sapere, dove fare le opere di difesa della costa. Vuol dire piano porti, quanto le opere sui porti possono incidere rispetto a una dinamica costiera, di erosione costiera. Vuol dire quali fiumi, quali torrenti, quali corsi d'acqua, principali o secondari, se non dragati alla foce, impediscono una corretta immissione delle acque a mare e comportano l'aggravamento o, diciamo, ridimensionamento di fenomeni di erosione.
piano integrato delle coste vuol dire questo, la distribuzione, diciamo l'incidenza del carico antropico rispetto all'urbanizzazione, dell'antropizzazione rispetto a una determinata area, che può provocare magari un segmento, che un segmento avanza o diminuisce rispetto a un fenomeno. Quindi vuol dire tutto questo, e per farlo noi stanziamo delle risorse nella delibera. Noi diciamo che tutti questi soldi che mettiamo, adesso entriamo nel dettaglio, parte di bilancio regionale, parte fondo sviluppo e coesione, il protocollo BEI che si citava comunque rientra fondi attivati tramite BEI, tutte queste misure, noi stanziamo anche le risorse divise in 3 anni perché questo piano venga elaborato. Per elaborare questo piano bisogna avvalersi, e terrò in debita considerazione, altissima considerazione, tutti i vostri suggerimenti, le espressioni che avete rivolto di gradimento rispetto a un soggetto o all'altro, all'università o all'altra, dobbiamo avvalersi di persone che partano dalla lettura, dall'avanzamento, dalla lettura delle dinamiche della linea di costa, la reindividuazione delle cave marine, ad esempio per l'attingimento delle sabbie per il rifacimento, dalle procedure da attuare, le risorse stanziate anzi per fare le analisi di quelle sabbie, perché se vogliamo fare i rifacimenti ai quali destiniamo 2,5 milioni, noi dobbiamo dotarci anche delle economie necessarie per analizzarle quelle sabbie ove necessario, per decantarle per i processi di decantazione ove ulteriormente necessario, quindi per una serie di azioni che sono tutte tenute in considerazione all'interno della gamma delle azioni necessarie per fare un piano integrato alla difesa delle coste, così come noi riteniamo di dover fare, cioè mettere insieme tutto quello che avviene sulla costa del Lazio per disciplinare un piano integrato di azioni, e quindi questo è. Allo stesso tempo attivare le procedure necessarie per definire il piano di difesa integrata delle coste, ma questo diciamo è una declinazione operativa del punto precedente. Rispetto al coinvolgimento e alla partecipazione, di promuovere le azioni necessarie volte a estendere a tutto il tratto costiero regionale, tenendo conto delle peculiarità territoriali, contenuti di cui al protocollo d'intesa per la gestione sostenibile San Baudio Latina, quello che citava prima credo la consigliera di Dei, tra le altre credo unicamente la consigliera di Dei, favorendo la partecipazione degli enti locali, azioni di monitoraggio, tutela, manutenzione e movimentazione dei sedimenti derivati da porti e foci. Cioè, questo difesa della costa passa attraverso l'azione coordinata di diversi soggetti istituzionali. Se io metto in campo, non io Mauro Alessandri, se si mette in campo un'azione, un'opera di difesa strutturale che dura nel tempo, di che qualità? La soffolta, i pennelli, il geotubo, perché via sperimentale funziona come via, adesso sto facendo 3 o 4 casistiche. Quelle opere hanno bisogno di una manutenzione. Come si mette insieme l'intervento strutturale, lo spirito della 53 del 98, la necessità di gestione e coinvolgimento degli enti locali, protocollando delle intese, cioè dicendo io ho una riserva che ti garantisco, ti do questi soldi per fare una serie di azioni che tu mi devi progettare, mi devi programmare, dei quali io valuto la compatibilità, e ti metto nelle condizioni di poterlo fare prima, non prima che tu ti sia inteso rispetto ai compiti che avrai tu da adesso in poi, potendoti avvalere anche, e qui entro nel campo di un'altra delle osservazioni che avete fatto, potendoti avvalere anche delle associazioni, diciamo dei balneari, dei litorali, delle concessioni, di un'altra serie di soggetti. Perché dico questo? Perché noi non possiamo partire dal mondo delle idee, da una idealità che poi non trova un riscontro. Si è sviluppata l'economia del mare, delle persone che hanno investito nel territorio, che non so tutte persone che nel frattempo sono fatti sanare gli abusi, ma che hanno investito sulla base dei piani urbanistici, sulla base di autorizzazioni che sono state rilasciate, parlo a tutti, sulla base delle previsioni dei piani di sviluppo, dei piani. È chiaro che l'hanno fatto in piena legittimità. Ciò non toglie che questo abbia comunque sottratto alla nostra interlocutrice, che non conosce le nostre leggi e che è la natura, uno spazio vitale di azione rispetto alla dinamica costiera. Queste due cose stanno insieme, però
i primi, credo, questo è lo spirito anche dell'intesa che favoriamo, a sapere che è indispensabile che, diciamo, la natura venga assecondata, perché le proprie attività rimangono proprio quelli che sono titolari di concessioni. Non entro nella dinamica della titolarità, perché non è la delega mia, non per timori, non vi serve in questa circostanza. I primi a fare in modo che la presenza dell'uomo sia compatibile con la presenza del mare, uno non escluda l'altra, sono le persone che lavorano sul mare, devono anche essere coinvolti nel destinare parte delle risorse che possono garantire l'intesa con l'ente locale alla manutenzione di queste opere, perché altrimenti, se si fa un'opera e quell'opera poi, siccome non c'è l'intesa, fra 5 anni, 3 anni, arriva un altro assessore che viene chiamato in audizione, a quale gli si risollevano tutti i problemi legati ad opere fatte non manutenute, fosse anche il rivascimento morbido, continuo, prolungato, alla luce della soffolta che strutturalmente magari e pluriennalmente argina o limita un problema, ma che poi ha bisogno, magari negli anni comunque se ne va quella sabbia, cambiano le dinamiche pure in maniera imprevedibile rispetto ai flussi e rispetto alle correnti, non tutto è in un arco dei 100 anni prevedibile rispetto alle evoluzioni, ma ci rinvestano i loro pezzi, pezzo di economia, lo rinvestono per mantenere queste opere. Qui dentro c'è pure questa ratio, certamente l'interlocutore è l'ente locale, è il comune, ma il comune può avvalersi, e noi lo diciamo esplicitamente, ma questo già sta nella legge, il protocollo sarebbe solo una declinazione operativa della previsione legislativa, anche dell'operatore locale. Dopodiché una serie delle questioni che avete portato all'attenzione. Intervento strutturale, ma nel frattempo c'è l'emergenza, appunto. C'è l'intervento strutturale, che è quello che per mettere in campo, sulla validità del quale, di tutto quello che si dovrà realizzare, sto parlando, c'è bisogno del piano, di chi ci dice così, la corrente, sottoflutto, le dinamiche degli ultimi anni, il movimento della linea di costa, l'incidenza dei porti, tutta una serie di questioni che ci daranno il quadro entro il quale progettare gli interventi strutturali con congruità, che dovranno essere definite e certificate, no, da noi. Ma anche io sono d'accordo che lo debbono fare altri, sono così d'accordo che vi chiedo di affidarci completamente agli strumenti scientifici, della ricerca, dello studio del sapere, per trovare queste soluzioni. Perché se noi veniamo con un'idea e poi il rettore dell'università X, che è esperto in materia, ci dice che la cosa va risolta in un'altra, non possiamo picchiettare la regione perché quella soluzione non c'è. Anche queste dinamiche, ma parlando, devono essere evitate. Certo, maggiore è il coinvolgimento del mio soggetto, maggiore questa eventualità si ritarda. E dopodiché c'è pure l'emergenza. L'emergenza significa che ci stanno parti dei tratti dei spiagge che sono spariti, che non ci stanno più a seguito del 29 ottobre del 2018, a seguito di altri fenomeni sopravvenuti nel corso del mese di gennaio, credo, soprattutto nell'area di Fregene, questo Fregene e Focene, e che tutte queste cose adesso devono avere una soluzione dentro interventi di urgenza che servono sì a salvaguardare l'economia del mare e la fruibilità di quegli spazi da parte dei cittadini. Che cosa succede? Che possiamo fare questo in assenza di un incarico a progettare la difesa strutturale? Io non me la sarei sentita fino adesso, perché altrimenti saremmo ricaduti in un rischio che voi tutti dite dobbiamo scongiurare, cioè quello di andare rifacendo di qua e di là le spiagge senza un'idea poi di quante risorse ci vorranno l'anno successivo e poi nel triennio e poi l'anno successivo ancora, per evitare che l'anno dopo la regione rispenda 2, 3, 5, 10 milioni di rifacimento per poi ristare l'anno dopo con gli articoli sui giornali che gli stabilimenti stanno in mare, quando noi spendiamo senza che nel frattempo sia stato dato incarico di capire quale soluzione strutturale c'è per difendere la nostra costa e quindi risolvere un problema in maniera compatibile. Poi sono gli enti a dire se è compatibile, paesaggisticamente, naturalisticamente, ci stanno le associazioni dedicate che eccepiscono rispetto alla validità di un procedimento o l'altro, cioè in parte. Quindi su quello c'è una garanzia nel sistema dello Stato, sia nella partecipazione che nelle funzioni del nostro Stato, che garanzia rispetto al fatto che un'opera, se si fa compatibilmente con la riserva, la fauna marina e tutta un'altra serie di
questioni alle quali io ritengo bisogna sempre tenere ottimamente conto. E quindi noi stanziamo 2 milioni e mezzo di euro e diciamo, con questi 2 milioni e mezzo di euro, visto che noi adesso non ricordo la distribuzione sul triennale, ma nel 2019, diciamo, progettiamo le opere strutturali, diamo mandato a chi ne capisce, che ci può aiutare a dire questo è il piano. Nel frattempo però la spiaggia manca e con questa riserva noi andiamo nei territori maggiormente colpiti, che saranno quindi oggetto di intervento strutturale che pianifichiamo entro questo anno e diciamo finanzieremo negli anni successivi appena terminata la pianificazione, per garantire certamente la stagione, certamente la sopravvivenza di un pezzo d'economia, certamente questo lo facciamo per questo, ma l'importante è che il comune, gli enti locali insieme all'associazione di categoria ci diano una mano in questo senso, non come esclusivi interlocutori ma come soggetti che si caricano un pezzo di responsabilità di intervenire sulla manutenzione di queste opere quando saranno in campo. Quindi Strade Libera si pone il problema sia della soluzione strutturale che vedremo come mettere in campo, ma ci mette i soldi per dare l'incarico, sia di tutti quegli altri processi legati ai rifacimenti, e bisogna sapere se le sabbie sono compatibili, bisogna analizzarle, bisogna ricattarle, sia si pone il problema dei porti o dell'insabbiamento delle foci dei fiumi. Se voi vedete, per la prima volta, questo sì, il piano coste è fatto anche di un contributo per l'acquisto draga a diciamo una serie di comuni del sud del Lazio, non riguarda voi, ma questa cosa può essere sviluppata, è partita da lì perché c'è stata un'attivazione e anche diciamo come si può dire condivisa e partecipata degli enti locali che hanno chiesto di sperimentare sulla base della 53 del 98, quindi va dato merito pure a quelli gli enti locali che si sono mossi, ci hanno consentito di poter protocollare un'intesa, di poter immaginare altri strumenti. Che dice, visto che il problema in alcune zone non può essere risolto strutturalmente, perché risolverlo strutturalmente significa impattare in maniera non realizzata sull'ambiente, sugli ecosistemi, sulle riserve, su tutta una serie di cose, l'unico modo è intervenire dragando le foci, decantando le sabbie, analizzando eventualmente, decantando, e con quella la sabbia che libera l'accesso delle acque dai corsi d'acqua a mare e quindi ripristina un ordine naturale di corrispondenza, di combinazione tra fiume e mare, andare a ricostituire sulla base di una linea di costa originaria, cioè quella che man mano si è ridotta sulla base degli studi e che noi abbiamo presente, perché la acquisiremo da parte di chi deve tirarla giù la linea di costa, e fare un continuo ripascimento che permetta, senza opere strutturali, di garantire diciamo, questa... Questo non mi sfugge che può provocare un problema più a sud, perché man mano che quella sabbia, per quanto vuoi fare rifacimento, se la riporta, ho capito. Però noi dobbiamo tenere in conto un fatto. E quindi per la prima volta voi trovate pure un contributo a una draga che possa agire in questo senso. Sulle diverse situazioni comuni, e chiudo, perché vabbè che dovevo essere fatto. Nella delibera voi trovate un allegato, quell'allegato porta dei progetti che diciamo degli interventi finanziati nel primo anno, degli interventi finanziati nel secondo, c'è cioè una tabella diciamo finale. Questo credo dipenda prima di tutto dagli avanzamenti progettuali, cioè da quanto un progetto è cantierabile nel corso del 2019 o no, a che punto è. Quindi quello che è acquisito dalla tecnostruttura come immediatamente finanziabile, perché la progettazione si chiude entro l'anno con il quale questo è in corso, c'è possibilità di mettere le risorse, diciamo viene finanziato in questi termini. Quando c'è solo una previsione rispetto a una richiesta, ma che deve essere strutturata con un percorso progettuale che magari si scadenza nelle annualità successive, visto che gli unici divisi nel triennale sono i progetti o da fondo sviluppo e coesione o da bilancio regionale, ma che finanziano progetti, sono distribuiti così. Poi trovate una serie di interventi e molti diranno ma non c'è Fregene, come avete detto. Allora, questa delibera porta un allegato che c'ha, legge tutto quello che ne avevamo in pancia, Ostia, i progetti su vabbè, tutto quello che avete letto, io adesso cito solo Ostia perché l'avete citato con particolare attenzione, tutto quello che sta qua come opera strutturale al dettaglio, al centesimo, sono tutti progetti che noi dobbiamo riportare, perché non è che il piano cancella tutto quello
che abbiamo fatto, da un'altra dimensione semmai ad alcuni progetti, o si pone il tema di rivederli alla luce della compatibilità, dell'ammissibilità, dell'ottenibilità dei pareri, ma questo deve essere valutato con le risorse che abbiamo destinato per dare l'incarico a chi dovrà valutarlo, però mantiene quelle risorse. Non possiamo dire che non funziona, non acquisiamo i pareri della riserva, levamo stipendi. No, vediamo. L'intervento rimane, le somme rimangono, poi faremo i necessari approfondimenti e vedremo. Dopodiché, proprio il piano dice, al di là di tutto quello che abbiamo in pancia, che è questo, e se qualcosa c'è di nuovo è perché dai comuni è avanzata una grande collaborazione in termini progettuali, non richiesta, perché sennò voi potreste dire perché non l'avete richiesta a noi? No, ci sono lettere, decine di lettere di alcuni comuni che ci hanno detto guarda, noi ci stiamo facendo tutti i modi, stiamo affidando incarichi, vedete se questi progetti sono compatibili, venite a fare un sopralluogo, cerchiamo di capire, e quelli hanno preso una forma un po' più, diciamo, definita rispetto agli altri. Ma certamente se un fenomeno è intervenuto a fine gennaio o a metà gennaio, una delibera che è approvata il 10 febbraio non può tener conto strutturalmente di quel problema, ma ha lo strumento per dire se quel problema nel frattempo emerge, come nel caso di Fregene, noi ci garantiamo gli strumenti per riparare a quel problema, se non è, diciamo, emerso nel corso del tempo, ma è emerso improvvisamente, come aggravamento almeno, è chiaro che quello va visto all'interno di un contesto che la delibera garantisce, cioè l'approfondimento di strumento. Anzio Falesia. La Falesia, anzi è andato via, stava lì. Tutti di Anzio? No, vabbè, non l'ho conosciuto. Anzio sono stato due volte. Una volta a vedere sulla spiaggia, un'altra volta a vedere la Falesia. La Falesia è un fenomeno di sesto gravitativo. Io vi invito, abbiamo fatto un bando che si chiude il 15 marzo, in cui stanziamo 500.000 euro per ogni intervento di dissesto gravitativo che finanzia progetti esecutivi che dicono mi si sta sbragando una cosa, e quindi pure la Falesia, io ho un progetto, regione finanzia, ma non così se lo rimetto a posto, non so, potete valutare anche questo strumento, il tema Falesia. Ecco, allora quello potrebbe essere l'occasione per dire la regione finanzia fino a 500.000 euro lo straccio, se l'intervento è un po' più oneroso, è chiaro che un pezzo vedrete, neanche vedo io come dovete fare. A Ostia sono stato tre volte, che il tema dell'insabbiamento del porto, il tema delle condizioni ormai disastrose nei quali versa Ostia, soprattutto perché l'acqua arrivava sotto la strada, quindi è chiaro che è un tema evidentissimo e credo sia evidente a tutti. Il sindaco di Ardea prima ha fatto un discorso che apprezzo molto, cioè fermo restando che sono contento di quello che avete fatto, però se vedevo di io non è con i problemi che magari hanno altri comuni, mi rendo conto che ho un problema minore rispetto ad altre. Questo non vuol dire che per questo non ci sarà la giusta attenzione, il piano non esercerà la giusta attenzione, ma c'è un problema, c'è un dramma, diciamo, che è piuttosto evidente. Proprio per questo, però, se mi permettete, mi chiamano tutti, in genere sono per la costa, però state tutti qua oggi, quindi proprio per questo, questo piano ci ha garantito un'altra cosa. Approvata la DGR, noi abbiamo avuto lo strumento per scrivere al Ministero, la nota era pronta da, credo, martedì e venerdì, abbiamo fatto da giovedì e venerdì degli approfondimenti, l'ho firmata stamattina, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dicendo noi abbiamo fatto un piano serio, una delibera seria che individua gli strumenti, dà delle missioni specifiche alle direzioni, mette in fila una serie di interventi, ti dice quello che abbiamo finanziato su sviluppo e coesione, ti dice il bilancio regionale quanto ci mettiamo, ti dice che avanzeremo sugli strumenti di progettazione, vi chiediamo però un incontro innanzitutto per concordare sul quadro delle risorse disponibili, fondo sviluppo e coesione, tutti quelle fonti di finanziamento che non discendono direttamente dal bilancio regionale, e anche per chiedere più risorse, perché noi ci rendiamo conto già dalla lettura di quello che abbiamo in pancia, da stamattina, è stata formalizzata stamattina, che di fronte a uno strumento così noi ci mettiamo nelle condizioni, se chiediamo delle risorse in più, di chiederle sulla base di una visione, non le stiamo dicendo perché andremo sparpagliando, ma perché se ci si garantiranno noi le metteremo sulla base
di una programmazione, che è quella che voi ritenete necessaria e che pure io ritengo così tanto necessaria da averla messa come punto cardine della delibera, integrando le diverse misure per le coste. Poi c'è il discorso sulle soluzioni rigide, le soluzioni meno rigide, tutta una serie di questioni che su come si è intervenuto le porte, tutta una serie di l'urbanizzazione. Ricordate che in questo paese, io non so se 10-15 anni almeno, si è costruito quel codice civile, cioè compà, io te lascio un metro, tu lascia un metro del terreno tuo, cioè, ma passa la strada e costruivano. Questo valeva, diciamo, come riferimento, diciamo, legislativo e regolamentare. Quindi è chiaro che noi abbiamo una sovrapposizione che adesso dobbiamo gestire. Non possiamo dire adesso noi dobbiamo difendere la nostra costa, abbiamo questa missione, mi sembra che questo sia uno strumento adeguato. Tutto quello che avete sollevato, come abbiamo fatto l'altra volta per decisione del Presidente, noi lo acquisiremo anche oggi. Vi ha prima invitato il Presidente e noi l'altra volta abbiamo portato via tutti i documenti che ci avete consegnato, perché al di là dell'elaborazione del piano, al di là dei sopralluoghi che io stesso ho fatto, stando tante volte a Ostia, tante volte a Fregene, ad Anzio, come vi ho detto, il sud del Lazio, ovunque, ad Ostia, già l'ho detto, c'è un tema anche di acquisizione di tutto quello che nel frattempo dai territori, acquisizione formale agli atti, dai territori sta emergendo, si sta costruendo come idea e come soluzione. Finisco, questo non per dire che prenderemo tutto e da come ci dite noi faremo, no, ma perché magari in quella soluzione progettuale del comune, in quella indicazione dall'associazione balneare, senza, diciamo, ricordare tutte le sigle, in quella soluzione proposta dal tecnico sul territorio che ha presentato al comune, può esserci un tema da, diciamo, da sviluppare, da approfondire e da consegnare anche ai redattori di questo piano in maniera molto laica. Quindi il piano viene detto l'emergenza, ma si pone l'obiettivo di contrastare l'emergenza e quindi di dare la possibilità, attivandosi subito, di poter affrontare la stagione, ma lo fa solo perché dà mandato di un piano strutturale e lo dà chiamandolo piano integrato delle azioni per la difesa delle coste del Lazio, che non vuol dire solo l'elenco degli interventi che nel frattempo sono stati finanziati, ma incarico per definire ai soggetti che saranno più qualificati un piano integrato delle azioni che possa permettere, diciamo, è chiaro che è ambizioso, però io ritengo un pezzo alla volta, operativamente, con concretezza e stando all'indirizzo approvato nella DGR, noi le risposte possiamo darle e costruirle, capendo bene che corriamo contro il tempo, perché può darsi pure che mentre parliamo, fra 5 giorni arriva la tempesta perfetta e si porta via altri 5 metri di questo lo sapeva bene. Lo sapete che è così, vi vedo dove state dirigendo le vostre attenzioni, a quale, diciamo, parti della stanza state rivolgendo le vostre attenzioni tattili, ma è chiaro che questo tema esiste e noi dobbiamo tenerne conto, perché, diciamo, è il nostro, dicevo, interlocutore è tanto più forte, più attrezzato di noi. Ringrazio l'assessore, come ci eravamo detti l'altra volta, comunque c'era l'impegno a rivederci a breve, abbiamo detto circa un mese. Io chiudo qui la commissione perché poi c'è la parte che stiamo evitando, che vi ringrazio.